Salve, in una giornata di sole di fine primavera vi porto a visitare la piazza di Roma più discussa e manomessa della storia capitolina, Piazza Augusto Imperatore, nata attorno al mausoleo di Augusto, da cui il nome, iniziato dall'imperatore Augusto nel 28 a.C., al suo ritorno ad Alessandria dopo aver conquistato l'Egitto. Piazza Augusto Imperatore, creata nel 1937 con l'intento di dare importanza al mausoleo, raccordandolo al contempo con l'annesso monumento dell'Arapacis Auguste, è situata al lato del lungotevere in Augusta, dopo Ponte Cavour, ed è raggiungibile da nord percorrendo Via di Ripetta nei pressi dell'Accademia di Belle Arti, provenendo da Piazza del Popolo. La piazza è delimitata su due lati da grossi palazzi dalle linee architettoniche razionaliste dell'epoca fascista, con alla base colonnati sotto i cui porticati sono sorti locali e ristoranti, ed è un contenitore in cui, causa i continui rimaneggiamenti e distruzioni, gli edifici antichi si dispongono in maniera scollegata. Oltre al mausoleo, l'abside della chiesa di San Carlo al Corso e le chiese parallele di San Rocco all'Augusteo e San Girolamo degli Schiavoni, che si fronteggiano con la teca dell'Arapacis, progettata dall'architetto Richard Meyer, che dal 2003 ha sostituito quella dell'architetto Morpurgo e che si impone visivamente per cubatura e tinteggiatura bianco latte, rubando la scena perfino all'antico mausoleo dell'imperatore Augusto, nonostante sia il più grande di Roma. La storia della piazza inizia nel 1934, con la scampata demolizione della chiesa di San Rocco risalente al 1600. Infatti il progetto originario della sistemazione dell'area prevedeva la completa distruzione della chiesa e dell'ospedale annesso, ma l'importanza architettonica e devozionale della cappella della Madonna delle Grazie, in essa contenuta, salvò la chiesa. Furono così demoliti l'ospedale, il campanile e un annesso palazzo. Stessa sorte subirono le case intorno all'Augusteo. Infatti Mussolini, appena salito al potere, dimostrò di avere un'idea precisa su come dovesse essere trasformata la capitale. Dichiarò: "Deve apparire meravigliosa a tutte le genti del mondo, vasta, ordinata, potente, come fu ai tempi del primo impero di Augusto." Mussolini, urbanista, proclamerà con il suo solito linguaggio ampolloso, in un discorso pronunciato in occasione dell'insediamento del governatore di Roma: "Voi continuerete a liberare il tronco della grande quercia da tutto ciò che ancora l'addugia. Farete largo intorno all'Augusteo, al Teatro di Marcello, al Campidoglio, al Pantheon, tutto ciò che vi crebbe attorno nei secoli della decadenza deve scomparire." E ne detta anche modo e tempi. Entro 5 anni da Piazza Colonna, per un grande varco, deve essere visibile la mole del Pantheon. I monumenti millenari della nostra storia devono giganteggiare nella necessaria solitudine. E fu così che partirono 15 anni di demolizioni e la liberazione del mausoleo di Augusto, seppur molto criticata, fu uno dei numerosi sventramenti previsti dal piano regolatore di Roma del 1931. Nel 1934, in base al piano dell'architetto Vittorio Ballio Morpurgo, vennero distrutti in loco 120 edifici situati tra Via delle Colonnette, Via del Grottino, Via degli Schiavoni e Via dei Pontefici, per un totale di 28.000 metri quadrati. Tra il 1936 e il 1938, per il bimillenario della nascita di Augusto, si decise di ricostruire l'Arapacis in una zona vicina al mausoleo, sul bordo dell'attuale piazza Augusto Imperatore, allora piazza del Porto di Ripetta, nello spazio libero situato sul lungotevere tra il mausoleo di Augusto e il fiume Tevere stesso. A protezione dell'Arapacis Auguste, rinvenuta in frammenti nei pressi e lì ricostruita, venne eretto un enorme e goffo contenitore in cemento armato e cristallo progettato dallo stesso Morpurgo.
Mussolini fece anche scavare l'edificio del mausoleo fin nelle fondamenta, sognando di farne la propria tomba, e fece costruire tutto intorno alla piazza palazzi monumentali che evidenziassero l'importanza del luogo. Edifici di stile razionalista, freddo e senza fantasia, che non dialogavano affatto e continuano a non dialogare con il mausoleo, frammento isolato della Roma imperiale, che diventa il centro di un nuovo spazio vuoto, tra l'altro troppo basso rispetto agli edifici circostanti per essere messo in evidenza, così come gli altri elementi della piazza. Gli già citati Chiesa di San Carlo al Corso, Chiesa di San Rocco all'Augusteo e Chiesa di San Girolamo degli Schiavoni, che vengono completamente estraniati dal contesto. Le demolizioni furono sospese con il sopraggiungere della guerra e i lavori sulla piazza terminarono solo negli anni 50. Come detto, l'area e il mausoleo di Augusto già prima di allora avevano subito continue trasformazioni. Nel 1100 subì una sistematica opera di spoliazione, agli inizi del 1500 nuove ricche dimore gli sorsero intorno. Nella parte superiore del monumento venne allestito un giardino all'italiana adorno di statue e sarcofagi. Alla metà del Settecento gli venne addossato un palazzo con effimere strutture lignee e vi venne allestito un anfiteatro nel quale si tennero cacce di tori e bufale e giostre per divertire la nobiltà e il popolino. Alla fine del 1700 le strutture in legno furono distrutte e si cominciò a costruire un anfiteatro stabile. Nel 1810 divenne il primo teatro di prosa per recite diurne. Ceduto infine nel 1907 al Comune di Roma, fu trasformato in sala per concerti denominata Auditorium Augusteo, che fu demolito definitivamente nel 1936. Oggi non c'è più l'originale pavimentazione, non ci sono più i marmi, non c'è più nulla. Pertanto, oggi si pensa ad una rivoluzione urbanistica globale e c'è chi, come l'architetto Leonardo Benevolo, urbanista di fama mondiale, propose di scavare per riportare alla luce anche il porto di Ripetta, di abbattere due palazzi fascisti per vedere il mausoleo d'Augusto che oggi si trova a 5 metri sotto il manto stradale, di realizzare un grande prato verde a circondare i monumenti là dove scorre il traffico, dove sono allineati i capolinee degli autobus, i ristoranti famosi, i parcheggi dei motorini, le boutique di lusso, i grandi uffici. Di sbancare il Lungotevere, demolire e sostituire il ponte Cavour con un paio di ponti pedonali. La rivoluzione Benevolo viene ipotizzata come integrazione alla risistemazione della Rapacis, progettata dall'architetto americano Richard Meyer, che ha suscitato infinite discussioni per essere il primo intervento sul centro di Roma dal dopoguerra, ma anche per aver comportato soltanto la demolizione di una teca che proteggeva il monumento con i bassorilievi delle gesta di Augusto, per sostituirla con un'altra teca all'interno di un involucro moderno pensato come complesso museale.